È la dottoressa Anna Rita Fetoni dell'Università Cattolica di Roma, che ha appena moderato una tavola rotonda sul discorso della percezione musicale nei pazienti con impianto cocleare. Dottoressa, quali sono i risultati che sono emersi finora per questa che è sempre stata una delle difficoltà particolari per questo genere di pazienti? Sì, come dice lei, appunto nei pazienti portatori di impianto cocleare l'ascolto della musica è una delle performance più complesse da mantenere per chi ha una sordità che è insorta nel tempo e quindi un impianto cocleare dell'adulto post-linguale e anche da acquisire ovviamente nel bambino. Tuttavia, quello che è l'orientamento attuale della letteratura e anche quello che noi proponiamo come scuola è quello di non abbandonare mai l'ascolto della musica nei bambini così come negli adulti, perché non solo è in grado di migliorare le performance di ascolto della musica grazie a dei training che si possono fare per migliorare specificatamente questa performance, ma è anche utile a migliorare la percezione proprio della voce, la percezione verbale, quindi un doppio ruolo e soprattutto ha un effetto positivo sulla qualità della vita di questi pazienti. Perciò quello che è lo sforzo che oggi si sta facendo è prima di tutto di ovviamente comprendere meglio con la ricerca quelli che sono i meccanismi di queste difficoltà e quindi potenziare sugli impianti cocleari le capacità di percezione della musica superando alcuni limiti tecnici, tecnologici che ci sono negli impianti e dall'altra con l'utilizzo dei training di migliorare comunque queste performance perché sono migliorabili così come può essere utile invogliare i bambini per esempio al suonare uno strumento musicale perché appunto può essere una strategia estremamente utile. Ecco, dal punto di vista proprio della riabilitazione cosa prevedono questi training? Cioè sono già organizzati abbastanza in maniera diffusa? Ci sono dei centri che ogni centro, molti sono già ben organizzati, noi per esempio nella nostra università abbiamo messo a punto un training che è fatto con due modalità differenti, uno che è quello appunto diagnostico, cioè di identificazione quindi del paziente che viene eseguito in ospedale e poi viene fornito a casa sul computer, ovviamente viene implementato sui computer e quindi i bambini con l'aiuto della mamma possono svolgere a casa questo tipo di training, fare degli allenamenti veri e propri, per cui questo appunto è anche un aspetto positivo perché porta finalmente fuori dall'ospedale anche delle riabilitazioni che altrimenti questi pazienti sono spesso costretti a eseguire sempre in ospedale. E dal punto di vista della ricerca c'è un canale di comunicazione tra voi clinici e le aziende che comunque sono deputate anche nei loro reparti di ricerca e sviluppo a migliorare? Certamente sì, le dicevo che quindi è un aspetto fondamentale quello appunto tecnologico. Quali sono i dettagli tecnici che bisognerebbe ancora migliorare? Se riguardano soprattutto appunto la distribuzione degli elettrodi perché purtroppo ovviamente la quantità di canali che ha un impianto cocleare limitato, l'ascolto della musica richiede un utilizzo estensivo di tutta la nostra funzione uditiva e questo ovviamente è il limite più importante rappresentato appunto dalle caratteristiche intrinseche della stimolazione elettrica e dal fatto che appunto spesso gli elettrodi sono come dire ingessati su dei range frequenziali e quindi poter modificare questo assetto. Grazie, buon lavoro.